Let's go e benvenuti a questa nuova serie. Beh, per chi si chiede che cosa voglio fare, che cosa voglio, diciamo, dire in questo video, beh, per prima cosa voglio andare ad affrontare, a selezionare quelle che sono le migliori armi per ogni classe. Ovviamente inizierò con questo video sugli SMG, come avete già visto dal titolo, poi il secondo episodio sugli AR, e se vedrò che avrà tanto successo, metterete tanti like in questo caso, andrò anche a parlare magari delle mitragliatrici leggere, dei cecchini, dei pompa, delle pistole e così via. Ma quello che voglio fare in questa serie è trovare il miglior setup, cioè le scelte migliori per creare una classe con quelle determinate armi. Quindi non è che quando andrò a scegliere una classe di armi parlerò solo di quelle, parlerò anche dei perk da utilizzare, cosa fanno, e parlerò anche degli accessori, che è la cosa fondamentale che voi tutti volete sapere. Quali sono gli accessori fondamentali per quel tipo di arma e quell'arma principalmente? Quindi non solo selezioneremo le armi migliori della propria classe, ma anche gli accessori e i perk migliori per creare un vero e proprio class setup devastante. Quindi andiamo a vedere per prima cosa gli SMG. Come vi ho già raccontato, beh, in questo caso voglio trattare gli SMG e voglio partire proprio da quelli che sono i due SMG più fondamentali, come avete visto nelle partite di competitive che faccio io o in streaming della COD World League o comunque di quasi tutti i giocatori. Beh, quelli che sono gli SMG più forti sono due, sto parlando del CUDA e del VMP, che sono tra l'altro l'arma, il primo SMG e il secondo SMG nella loro classe delle mitragliette. Beh, il CUDA è un'arma secondo me fortissima, mitraglietta automatica, cadenza di fuoco costante, rinculo stabilizzato. Beh, il CUDA, ragazzi, ha un danno particolare, ha 4 livelli di danno, ha ben 35 di danno da distanza ravvicinata, 30 e 23 da media e poi 19 da massima distanza. Cosa vuol dire questo? Una persona, un omino in questo caso, ha 100 di salute, quindi bastano 3 colpi da distanza ravvicinata per uccidere, perché ovviamente fa 35, quindi 35, 35, 70 più 35, 105, quindi la persona è uccisa. Questo cosa vuol dire? Che si possono uccidere le persone con dai 3 ai 4 ai 5 ai 6 colpi con quest'arma. Come funziona? Ve lo dico subito. Allora, si può uccidere in 3 colpi da una distanza che va da 0 a 5 metri. Poi si può uccidere con 4 colpi da una distanza che va da 5 a 25 metri. Infine con 5 colpi da 25 ai 50 metri, quindi questa quasi diventa la massima distanza, fino ad arrivare a uccidere con 6 colpi con il CUDA fino da 50 metri in poi. Cosa vuol dire questo? Che quest'arma ha 4 diversi range, quindi è un po' particolare. Di solito si uccide con quest'arma dai 4 ai 5 colpi più o meno. Ha un radio secondo me ottimo ed è 750 colpi al minuto, che riprende dall'altro l'MSMC di Black Ops 2, ma quest'arma è molto più simile all'MP5K di Black Ops 1. Ha un rinculo ottimo e per questo molti lo utilizzano senza calcio, ma quest'arma ha anche un caricatore secondo me normale, in questo caso solo 30 colpi, quindi non ha niente di eccezionale come può essere un Weevil o un VMP. Ma la cosa bella di quest'arma è proprio questo danno che fa da vicino. In verità questo SMG è l'SMG più forte a distanza ravvicinata e comunque è molto viabile, in questo caso utile anche a, diciamo, lunga distanza e media distanza per via della sua precisione. Ma quello che dobbiamo andare a vedere sul CUDA sono gli accessori da metterci. Allora, per prima cosa io consiglio di giocare senza ottiche su tutte le mitragliette, perché bisogna abituarsi a giocare con le tacche di mira, perché è come sprecare un accessorio. In questo caso non stiamo utilizzando un fucile d'assalto che ci serve avere la visuale libera, essere precisi da lontano. Qua abbiamo una mitraglietta, quindi gioco veloce, muoversi, sparare in hipfire e non, e così via. Comunque, quello che dobbiamo andare a vedere sul CUDA sono gli accessori. Per prima cosa, un accessorio fondamentale sugli SMG secondo me è estrazione rapida, quasi sempre. Perché estrazione rapida? Perché estrazione rapida vi consente di muovervi, in questo caso e spostare la mira velocemente sui vari bersagli che avete, o comunque di fare i cosiddetti snapshot, come vi ho sempre detto, cioè attaccare e staccare la mira da un bersaglio all'altro, che secondo me è molto utile su Call of Duty. Oltre a, dato che si muore poi con pochissimi colpi, quindi bastano 3, 4, 5 o 6 colpi con quest'arma, è utile quindi andare subito ad agganciare invece di avere quel rallentamento senza estrazione rapida. In più, quello che bisogna andare a mettere sul CUDA di fondamentale, secondo me, è la scelta tra calcio, in questo caso, perché il calcio davanti? Bene, il calcio davanti cosa fa? Riduce il rinculo verticale del 7,5%. Quest'arma ha poco rinculo verticale, ma grazie al calcio, che apparentemente sembra non cambiare nulla, cambia veramente i gunfight da media e lunga distanza, perché sarete molto, ma molto più precisi. Quindi questo qui è un accessorio, secondo me, fondamentale. Ma andiamo a vedere un altro accessorio fondamentale per quest'arma, in questo caso sto parlando del calcio regolabile. Perché il calcio regolabile? Allora, molti pensano
che il calcio regolabile sia inutile sugli SMG, in verità e sia utile solo sugli AR, in verità sugli SMG forse è uno degli accessori più utili in assoluto che fanno dei cambiamenti stratosferici. Allora, per prima cosa dovete pensare che calcio regolabile vi aumenta la velocità con cui mirate quando mirate, cioè quindi quando vi spostate mentre mirate siete più veloci. Quando sparate, tra l'altro, e vi muovete, questa velocità rallenta ancora di più su Black Ops 3, è una cosa nuova che hanno messo. Ma in questo caso, ragazzi, con calcio regolabile vi muoverete perfino più veloci della velocità normale. È una cosa incredibile, praticamente se la vostra velocità è il 100%, con calcio regolabile il vostro omino si muoverà al 104%, quindi sarete più veloci di una persona a piedi in questo caso, sarete molto più veloci negli spostamenti destra e sinistra e questo vi aumenterà l'automira quando mirate, potrete agganciare meglio le persone, vi terrà più incollati sulle persone se vi muoverete destra e sinistra e quindi avrete molta più automira. Questo è un accessorio ottimo e utilissimo, ma molti diranno, ma... calcio regolabile sugli SMG non mi va di usarlo, preferisco fuoco rapido io che faccio pubblica. Perché dico fuoco rapido per chi fa pubblica? Perché ragazzi, fuoco rapido praticamente nei match competitivi il 95% delle volte è sempre bannato, ma fuoco rapido è un accessorio fondamentale sugli SMG. Dopo l'ultima patch che è stata fatta, e chi mi segue il canale da tanto tempo l'ha vista, praticamente è stata aumentata la velocità di fuoco sul CUDA e sul VMP del ben 7%, quindi aumenta il radio di fuoco del 7%. Devo dire che si nota questo cambiamento sia sul CUDA e specialmente sul VMP, quindi un accessorio fondamentale se avete uno slot è anche poco rapido. Oltre a questo, sicuramente molti di voi diranno: Power, ma canna lunga? Cioè, perché io vedo molti giocare con canna lunga? Perché non usi canna lunga? Perché non ci consigli di mettere canna lunga? Sul CUDA io non consiglio di mettere canna lunga categoricamente. E volete sapere perché? Perché canna lunga fa questo: aumenta la portata minima del 25%. La portata minima era quella che stavamo dicendo prima, cioè l'uccisione quella a distanza da 0 a 5 metri sul CUDA in 3 colpi. Cosa vuol dire? Che se noi mettiamo il 25% della portata a 5 metri, vuol dire che avremo 6,25 metri, cioè un cambiamento minimo, ridicolo, che in questo caso non cambierà praticamente niente sul CUDA. Quindi sul CUDA, secondo me, canna lunga non deve essere messo. Per quanto riguarda quelli che sono i perk per un SMG, sicuramente post bruciatore per muoversi velocemente, prestigiatore che è uno dei perk fondamentali da utilizzare con estrazione rapida, e poi propulsione furtiva. Il resto dei perk, degli slot, dei punti che vedete, ve li lascio a voi, a vostra discrezione, in modo che possiate fare la vostra classe come preferite, come la volete, diciamo, voi, e magari volete aggiungere un perk, un'arma secondaria, una letale, una tattica, volete levare magari un accessorio, perché ne ho messi tre ovviamente, quindi fate voi, perché comunque questa classe può essere utilizzata anche solo con estrazione rapida e calcio regolabile, ma dovete essere bravi a mirare. Ma ora passiamo in questo caso a un'altra arma che tutti voi state aspettando. Sto parlando del VMP. Ora vi racconterò del VMP. Il VMP è un'arma ottima a mio parere, perché una mitraglietta automatica, arma versatile, con elevata cadenza di fuoco e caricatura ad alta capienza, rinculo moderato. Quest'arma ha un radio di fuoco esagerato in questo caso, e sto parlando di 900 colpi al minuto, molto simile all'MP7 di Black Ops 2. In questo caso quest'arma ha un danno non particolare come il CUDA, ha una distanza minima per uccidere, quindi uccide con 30, con 4 colpi in questo caso, da distanza ravvicinata, cioè da 0 a 13 metri, poi da 13 metri a 25 metri con 5 colpi e da 25 metri in poi con 6 colpi, quindi a solo 3 distanze, quindi un danno di 30, 23 e 19. Quest'arma più o meno si uccide quasi sempre con 5 colpi comunque. Il problema del VMP principalmente è il suo rinculo ed è per questo che sconsiglio di giocare con quest'arma senza utilizzare il calcio anteriore. Perché? Perché il calcio è uno dei perk più fondamentali sul VMP, dato che il rinculo di quest'arma è principalmente un rinculo verticale. Come vi ho detto prima, il calcio riduce il rinculo verticale del 7,5%, quindi vi aiuterà sicuramente, potrete impararvi a fare long range con quest'arma se siete veramente bravi. E dato che si spara più velocemente del CUDA, sicuramente questa è un'arma che con il fuoco rapido fa dei massacri. Il fuoco rapido, come già detto, aumenta del 7% il radio di fuoco. Però
Cosa succede quando giocate un match competitivo? Magari non l'avete o non volete usare questa cosa che diciamo poco rapido, ogni tanto si dice che sia sbroccato come accessorio. Beh, estrazione rapida, assolutamente, perché già questa arma in verità è una delle più veloci a mirare nella sua classe. In verità il VMP è l'SMG che mira più velocemente tra tutti gli SMG. Con estrazione rapida potrete solo aumentare questa cosa, perché ci mette dai 200 millisecondi, che è comunque la media di tutti gli SMG, ci mette ben 180, scusate, millisecondi per mirare. Ma non è finita qui. La cosa buona di quest'arma è la quantità di colpi nel suo caricatore. Ha ben 40 colpi, e se mettete caricatore esteso potete arrivare fino a 60. Ok, sì, pure su quest'arma diciamo che calcio regolabile ha il suo perché. Potrete fare meglio long range, potrete avere più automira mentre strafate. Strafare vuol dire muoversi destra-sinistra. Ovviamente sempre dico mentre mirate, perché aumenta il calcio regolabile a velocità del 104%, arriva al 104%, quindi da 100% che siete ancora più veloci di quando camminate mentre mirate. Ma oltre a questo, una cosa secondo me che si può mettere in questo caso sul VMP è canna lunga. Voi direte: Power, ma perché? Ci ho detto prima che canna lunga non fa niente. Pensateci un secondo, io vi ho detto che la distanza minima per uccidere sul VMP è di 13 metri. Cosa succede se noi andiamo a mettere canna lunga in questo caso? Andiamo a fare il 25% di 13 metri. In questo caso finalmente riusciremo ad avere, se così si può dire, un'arma che può uccidere un pochino più di distanza. Avremo 3,25 metri in più in questo caso, quindi arriveremo a 16,25. Quindi canna lunga potrebbe cambiare veramente qualcosa, perché già a 16 metri comincia a essere media distanza, quindi magari gli scontri su fringe, all'interno di treni, vi possono portare a uccidere con un colpo in meno magari, che sicuramente, fidatevi, è utile, specialmente su un gioco come Call of Duty, un colpo in meno si sente veramente. Quindi sicuramente canna lunga, se volete, lo potrete usare, quindi è un mio consiglio. Ma i perk, gli accessori fondamentali sono assolutamente calcio ed estrazione rapida. Poi fuoco rapido, canna lunga o calcio regolabile, qui la scelta sta a voi, a come volete fare la vostra classe, come è il vostro tipo di gioco, se magari non vi trovate con calcio regolabile, se magari fuoco rapido è bannato, li scegliete voi, o magari utilizzate solo due accessori. Per quanto riguarda i perk, come prima, come abbiamo detto prima, posto bruciatore perché mi piace muovermi velocemente, utilizzare il movement e il fatto anche comunque che gli SMG hanno questa dinamicità, utilizzare prestigiatore e poi propulsione furtiva. Io spero vi sia piaciuto questo video, ragazzi, spero comunque vi sia piaciuta questa serie e queste spiegazioni che vi ho dato sulle armi, e ovviamente ho scelto quelle che sono secondo me i due SMG migliori. Fatemi sapere qui sotto che ne pensate, lasciate un like, spolliciate e facciamo continuare questa serie, e passeremo ai fucili d'assalto. Io vi saluto, ci becchiamo al prossimo video, let's go!